Buonasera e benvenuti dal Palazzo di Matera per la terza giornata del campionato di Serie B, girone D. In campo Olimpia Matera e Virtus Valmontone, chi vi parla è Francesco Losito. I quintetti per la Bauer Matera prevede il numero 12 Merletto, numero 8 Del Testa, numero 10 Dato Way, 14 Sereni e numero 17 Enzo Cena. Virtus Valmontone invece risponde con numero 1 Grilli, numero 4 Livelli, numero 8 Rui, numero 23 Bisconti e il numero 18 Nunzio Sabatino. Primo possesso per la Virtus Valmontone con Livelli. Grilli cerca il post basso per Bisconti, 1 contro 1 Bisconti contro Sereni, 2 punti per Bisconti. Merletto, Del Testa gioca ancora per Merletto, pick and roll Merletto con Sereni, pick and pop, tiro dalla media di Sereni sbagliato, rimbalzo difensivo di Bisconti che passa Nunzio Sabatino. Ricordiamo gli allenatori per Olimpia Matera: Agostino Riglio, per Virtus Valmontone Santo De Cesaris. E ancora palla fuori, attacco per Virtus Valmontone con 9 secondi in attacco. Origlio affronta il suo recente passato a Valmontone, visto che solo 2 stagioni fa militava nelle file biancorosse. Rimessa da fondo per Livelli, palla nelle mani di Grilli che attacca, tiro da 3 di Pichi, rimbalzo di Merletto, transizione per il Matera, Cena per Sereni che sbaglia da sotto in transizione, riparte Valmontone, ecco l'arbitro fischia a terra, vediamo il numero 1 Grilli preso una botta da Tuawei. Dopo 1 minuto e 20 secondi, punteggio 2-0 Valmontone, con 2 tiri sbagliati da parte del capitano dell'Olimpia Matera, Jack Sereni. Palla nelle mani di Nunzio Sabatini, pick and roll centrale con Bisconti, ancora Nunzio Sabatino, riapre per Bisconti, buona difesa dell'Olimpia Matera e palla persa da parte di Valmontone. Riparte Matera col playmaker Daniele Merletto. Palla nelle mani di Cena che gioca subito uno contro uno contro Pichi, batte, va a canestro Enzo Cena per i primi 2 punti dell'Olimpia Matera. Ancora attacco per Valmontone, Grilli, Bisconti, pick and roll, riapre per Sabatino, chiude il triangolo con Bisconti e fallo di Datoway. Primo fallo dell'incontro per Daniel Datoway, classe 99 dell'Olimpia Matera. Ricordiamo che l'Olimpia Matera ha 4 punti in classifica per le vittorie con prima giornata Reggio Calabria e fuori casa per Jul Roma alla fine del secondo overtime, mentre Valmontone ha 2 punti in classifica dovuta alla vittoria seconda giornata con Costa d'Orlando in casa a supplementare e la sconfitta nel recupero di mercoledì 7 ottobre contro HSC Roma. Intanto Bisconti va a realizzare di nuovo per Valmontone, 4 Valmontone, 2 Matera, tripla di Merletto, va sul primo ferro, contropiede per Valmontone, palla nelle mani di Grilli, Grilli gioca pick and roll con Pichi, ribaltamento per Livelli, palla dentro a Bisconti, dai vai, errore da sotto di Livelli, superato transizione per Olimpia Matera, ancora palla nelle mani di Merletto, pick and roll col capitano, Merletto riapre per Datoway, tripla e canestro, prima tripla dell'incontro da parte dell'Olimpia Matera. Tacca Valmontone sempre con pick and roll centrale con Grilli, arresto e tiro e canestro, Valmontone 6 Matera 5 dopo 4 minuti. Ancora Merletto chiama il gioco, pugno basso,
Consegnato Palema di Tataui, si gioca per gli usciti dal blocco di Del Testa e secondo ferro per Del Testa. Riparte Valmontone. Sabatino riapre per Livelli. Transizione. Palla nelle mani di Pichi. Piede da parte di Cena e riparte l'azione per Valmontone con 14 secondi rimessa d'attacco. Valmontone cerca sempre di dare palla dentro a Bisconti per giocare spalle a canestro contro Sereni. Esperienza di Luca Bisconti. Palla nelle mani di Sabatino. Uno contro uno spalle a canestro contro Merletto. Ma Daniele riesce a rubare la palla. Palla recuperata e spinge ora. Merletto trova Sereni dalla media. Tiro, altro tiro sbatto del capitano. 0 su 3 dal campo per lui quest'oggi. Palla nelle mani di Nunzio Sabatini. Sabatino. Gioca per Grilli e ancora uno contro uno da parte di Grilli contro Datoe e riesce ad arrivare fino in fondo. Valmontone 8, Bauer Matera 5. Palla nelle mani di Merletto. Ancora per Cena, uno contro uno, subisce il fallo, primo fallo da parte di Pichi. Rimessa in zona d'attacco per l'Olimpia Matera, la esegue Maurizio Del Testa. Palla nelle mani di Merletto, si gioca per Del Testa. Palla nelle mani di Cena, fallo, fallo fischiato al numero 4, Livelli. Da parte degli arbitri ricordiamo. Mani dato away, si gioca ancora per Del Testa per le sue uscite dai blocchi in allontanamento. Fallo fischiato a Valmontone, secondo fallo di Livelli e sono 3 falli di squadra per Valmontone. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro che sono Pierluigi Marzo e Adriano Acello. Esce Livelli ed fa il suo esordio il numero 17 Skoda Volpe, giocatore di esperienza per la di categoria. Ancora rimessa in zona d'attacco per la Bauer Matera. Sempre si gioca per le uscite dei blocchi di Del Testa. Merletto, uno contro uno con Skoda Volpe. Merletto, passaggio per Sereni. Ancora un errore da parte di Sereni. Quarto errore, contropiede per Valmontone con Grilli che chiude. Punteggio 10-5 per Valmontone dopo 5 minuti di gara. Un momento buoni tiri da parte dell'Olimpia, ma Sereni fino ad ora non è riuscito a fare canestro. E ora Del Testa per la seconda tripla della partita. Riporta la Bauer a meno 2. Nunzio Sabatino gioca picche, fallo fischiato da parte dell'arbitro a capitano dell'Olimpia Matera Giacomo Sereni. Secondo fallo di squadra per la Bauer Matera. Palla nelle mani di Nunzio Sabatino, gioca picchero al centrale con Bisconti. Grande difesa di Merletto e riparte la transizione dell'Olimpia Matera, spinge Daniele Merletto. Usa Sereni, end off tra Sereni e Merletto. Poi uno contro uno di Cena con Bisconti. Cena si appoggia al tabellone ma non va, rimbalzo di Bisconti, parte il contropiede di Valmontone ma palla persa, recuperata da Toei. Ancora la Bauer Matera in attacco, pick and roll Del Testa, Bisconti, fallo da parte dell'arbitro di Skoda Volpe, fallo, primo fallo del numero 17. Primo cambio nelle file della Bauer Matera, esce Giacomo Sereni ed entra De Leone. Matteo De Leone, classe 97. Valmontone, 4 falli di squadra, ha raggiunto il bonus, dal prossimo saranno 2 tiri liberi per la Bauer Matera. Merletto prova dalla punta, primo ferro anche per lui. Skoda Volpe, gioca un doppio picchero l'alto. Palla dentro per Picchi e si cerca ancora Bisconti in aria.
Visconti contro De Leone, non riesce a tirare, ma rimbalzo offensivo di Pichi. Valmontone cerca sempre di servire dentro Luca Visconti. Merletto, pick and roll con De Leone, arresto e tiro da parte di Daniele Merletto, ma errore, si lotta, rimbalzo, fallo fischiato al numero 19 della Bauer, Matteo De Leone rimbalzo in attacco, terzo fallo di squadra per la Bauer Matera. Ancora cambio per la Bauer Matera, entra a battaglia ed esce Datui. Nunzio Sabatino chiama il gioco, 2, doppio pick and roll alto, pick and roll con Visconti, ancora attacca l'area Sabatino, non trova il rimbalzo offensivo di Visconti che realizza e allunga, 14 punti Valmontone, 8 Bauer Matera. Del Testa, Palemano, Merletto esce dai blocchi, non servito, ora palla a Daniele Merletto che gioca uno contro uno con Sabatino, si allontana, tiro da tre di Daniele Merletto e ancora una tripla per la Bauer, sono 3 triple nel primo quarto. Luca Visconti ancora gioca a scoda volpe, gioco a due, pick and roll 3-2, buona difesa di Del Testa ma canestro di scoda volpe. Transizione per la Bauer Matera, palla alle mani del Testa, si gioca per Pasquale Battaglia, uno contro uno di Battaglia, anche lui step back, tiro da tre, primo ferro per lui, primo tiro della partita per lui, primo ferro. Palla nelle mani di Nunzio Sabatino, playmaker classe 92, le mani di Grilli, ancora pick and roll centrale, Grilli Visconti e ancora una palla dentro con Visconti. Primo time out chiamato alla Bauer Matera per Agostino Origlio. Punteggio 11-18 in favore di Valmontone a 2 minuti alla fine del primo quarto. Rientro da time out, palla nelle mani del playmaker Daniele Merletto, si gioca una doppia uscita, Merletto da un lato e Del Testa all'altra, palla nelle mani di Merletto, pick and roll con De Leone e ancora Merletto, serve De Leone dalla media, ancora primo ferro, polveri bagnate per i lunghi della Bauer Matera, palla nelle mani di Scoda Volpe, gioca ancora un doppio pick and roll alto con Visconti, palla fuori a Visconti, fuori ancora per Pichi, uno contro uno, Pichi contro Cena, buona difesa di Enzo Cena, tiro di Pichi che non prende neanche il ferro, 24 secondi. Ancora palla nelle mani di Merletto, doppio blocco per Pasquale Battaglia, ancora uno stagger per Maurizio Del Testa che esce dai blocchi,
pick and roll laterale con De Leone, ancora una tripla per lui, ma ancora secondo Ferro. Riparte la palla a Valmontone, Skoda Volpe, transizione, palla Biscondi, ribaltellato, consegnato con Grilli. E ancora Grilli al Ferro, De Leone rimbalzo, errore di Grilli. Riparte Bauer Matera con Enzo Cena, palla nelle mani di Merletto che trova De Leone sotto canestro, due punti per Matteo De Leone. Palla nelle mani di Pichi, palla nelle mani di Bisconti, si trova fallo in attacco fischiato, Annunzio Sabatino, fallo subito da parte di Merletto. 20 secondi alla fine del primo quarto, cambio per la Bauer Matera, esce De Leone ed entra Giacomo Sereni. Palla nelle mani di Daniele Merletto, gioca l'ultimo possesso del primo quarto. Palla nelle mani di Battaglia, uscita dai blocchi per Del Testa e Merletto. E pick and roll Merletto Sereni. Attacca Daniele Merletto, palla nelle mani di Giacomo Sereni che sbaglia un altro tiro. Rimbalzo di Grilli, prova da metà campo ma fuori. Si chiude il primo quarto, 18-13 per Valmontone. Riparte il secondo quarto con palla nelle mani dell'Olimpia Matera. Valmontone, sono stati dei cambi, è entrato con il numero 16 Pierangeli e è uscito Grilli. Nella Bauer Matera è rientrato De Leone per Sereni. Palla nelle mani di Merletto, passa a Cena. Cena prova subito da tre e ancora a Ferro per la Bauer Matera. Rimbalzo per Pierangeli che spinge la transizione. Trova Skoda Volpe, arresto e tiro da tre, canestro per Skoda Volpe. Ora Merletto, palla Del Testa, De Leone, ribaltamento per Battaglia, si gioca per l'uscita dei blocchi di Merletto, palla nelle mani di Merletto, uno contro uno con Skoda Volpe, e step back per Merletto, corto, tiro che non prende neanche il ferro, l'ultimo tocco di De Leone, palla a Valmontone. Cambio per la Bauer Matera. Entra l'altro materano Renato Buono al posto di Daniele Merletto. Palla di Sabatino prestato subito da Renato Buono. Ancora palla a Bisconti. Finora per lui 4 su 5 da 2, 8 punti. Si trova Pierangeli e ancora palla dentro. In questo momento Valmontone sta dominando nel pitturato e la Bauer soffre i centimetri di Pierangeli e Bisconti. Battaglia per un arresto e tiro, ancora lungo, rimbalzo di Pichi, pressione della Bauer Matera, De Leone ne esce vincente, palla Battaglia che trova Cena, ribaltamento per Buono, uno contro uno, tacca al ferro, è ancora un errore per la Bauer Matera. Transizione per Valmontone, dai vai, palla toccata Del Testa, rimessa in attacco per Valmontone con 17 secondi alla fine dell'azione. Bauer Matera che difende, sembra una zona 2-3, palla recuperata da Del Testa che spinge in contropiede. Si ferma, resta nel pitturato e canestro per Del Testa. Subito time out chiamato da Santo De Cesaris.
riprende il match con palla nelle mani di Nunzio Sabatino, su di lui la difesa di Renato Buono, tutto campo. Buona difesa dell'Olimpia Matera, anticipano i primi passaggi. De Leone riesce ad anticipare la palla ma non riesce a recuperarla, palla a Bisconti, palla nelle mani di Pichis con 6 secondi alla fine. Sabatino, fallo fischiato alle parti di Renato Buono a 3 secondi alla fine dell'azione. Primo fallo per il giocatore materano. Rimessa a lato per Valmontone con 14 secondi alla fine dell'azione. Il punteggio a 8 minuti alla fine del secondo quarto vede 23 Valmontone, 15 Matera. Ancora Sabatino che resta il tiro da 3, la palla gira al ferro e poi entra. Più 11 per Valmontone. Ottime percentuali fino ad ora dal campo per la squadra di Santo De Cesaris, a differenza della squadra di Coach Origlio. Uscita dai blocchi di Renato Buono, pick and roll con De Leone, attacca il ferro, serve De Leone, che è sfortunata la Bauer, palla uscita dal ferro. Quella di là, Pierangeli, perde la palla grazie al tocco di Enzo Cena, spinge Pasquale Battaglia, riapre per Renato Buono, uno contro uno a partire Renato Buono. Buon finta, resta ancora un errore per la Bauer Matera. Palla dentro per Pichi che riapre per Pierangeli, scoda Volpe, ancora nelle mani di Sabatino. Si trova ancora Bisconti per giocare uno contro uno contro De Leone, entra nel pitturato, errore per lui. Buona difesa di Matteo De Leone, palla nelle mani di Renato Buono e trova Battaglia, arresto e tiro da 3, secondo ferro per lui. La Bauer non riesce a trovare la retina. Valmontone abbassa il ritmo, palla nelle mani Bisconti, si trova, si cerca spalle a canestro Pierangeli contro Battaglia che riesce a toccare la palla e ad anticipare il passaggio. Vediamo che rientra Merletto ed esce del testa, applaudito dal pubblico del Palasassi. Sabatino, pick and roll centrale con Bisconti, arresto e tiro da 3, errore per lui, secondo ferro. Rimbalzo di Renato Buono, palla nelle mani di Daniele Merletto, un pick and roll tra i due playmaker, errore di Battaglia che non si intende con De Leone e palla persa per la Bauer Matera. Messa da fondo per Pichi, palla nelle mani ancora del playmaker Nunzio Sabatino, doppia uscita per Skoda Volpe, esce dal blocco di Bisconti e poi pick and roll laterale. Buona difesa della Bauer Matera, De Leone riesce a toccare, Bisconti trova ancora il canestro ed è il decimo punto per lui, mentre il pubblico protesta con gli arbitri per non aver fischiato uno sfondo ai danni De Leone. Fallo da parte di Skoda Volpe ai danni di Renato Buono. Ci sono dei cambi, entra Sereni ed esce Cena, per Valmontone rientra Grilli, per Skoda Volpe che ha commesso il suo secondo fallo del match. Rimessa in zona d'attacco per la Bauer Matera, se ne occupa Merletto. Entra. Nella Merletto per Pasquale Battaglia, consegnato tra Battaglia e De Leone, arresto e tiro e ancora un tiro lungo per la Bauer Matera. Riparte Valmontone, Grilli con ribaltamento su Pierangeli che riceve e tira senza pensarci, ancora un errore. De Cesaris si arrabbia con il suo giocatore e Battaglia trova finalmente i due punti per la Bauer Matera.
punteggio 17 per la Bover Matera, 28 Valmontone. Grilli marcato da Merletto, ancora un piccherò con Bisconti, ancora palla dentro ma De Leone riesce ad anticipare e riparte il contropiede della Bover Matera con la palla nelle mani di Merletto, ancora per Buono, ribaltamento per Battaglia, ricezione e tiro per Battaglia, errore, ancora De Leone, rimbalzo e fallo subito da Matteo De Leone, fallo commesso dal numero 3 Tommaso Pichi e due tiri liberi per De Leone. C'è un cambio da parte di Valmontone, esce Pichi ed entra lui. Sono i primi due tiri liberi del match dopo ben 15 minuti e a favore della Bover Matera per De Leone. Ancora nessun tiro libero per Valmontone. Segna il primo. Porta a meno 10 la sua squadra. E realizza anche il secondo. Buon impatto sulla partita per De Leone, che riesce con le sue lunghe braccia a anticipare qualche passaggio per Bisconti e andare a rimbalzo offensivo e creare problemi per Luca Bisconti. Si cerca ancora Bisconti, ancora De Leone con le sue braccia riesce a toccare una palla e parte in contropiede di Renato Buono che trova Sereni. È ancora un errore dalla media per il capitano dell'Olimpia Matera. Riparte Sabatino, ancora palla dentro per Bisconti, questa volta contro Sereni. Buona difesa della Bover Matera. Ancora Ruiu, palla per Grilli, pick and roll, cambio con De Leone, trova Nunzio Sabatino in angolo che tira in lunga, rimbalzo di Giacomo Sereni. È aumentata l'intensità della difesa della Bover Matera e infatti Valmontone non trova più il canestro con la stessa facilità. Ancora un errore per Battaglia in attacco e vediamo che Origlio richiama Del Testa e Cena sui blocchi del cambio. Tommaso Grilli per Valmontone, trova Ruiu completamente libero, tiro da tre, ancora un errore. Riparte Battaglia in contropiede, cost to cost, ma ancora un errore. Rimbalzo l'attacco di Sereni e finalmente si sblocca. Ancora time out da parte di Valmontone. Riparte il match dopo il timeout chiamato da Santo De Cesaris. Il punteggio 21-28 a favore di Valmontone quando mancano 3:30 secondi alla fine del secondo quarto. Palla nelle mani di Pierangeli, marcato dal Testa. Ancora palla per Ruiu. Su di lui c'è Enzo Cena. Consegnato con Grilli. Piccherò Grilli. Fallo fischiato ancora al numero 4 Renato Buono. Secondo fallo per lui. È rimessa in attacco per Valmontone. Due falli di squadra per entrambe le squadre. Palla dentro per Ruiu, che gioca uno contro uno. Fischiato fallo in attacco per Ruiu contro Enzo Cena.
Daniele Merletto porta la palla nella zona d'attacco, esce dai blocchi Renato Buono, ancora si gioca per i blocchi di Del Testa, esce dai blocchi, tiro da tre, errore, rimbalzo di Grilli che spinge, ma fallo fischiata a Enzo Cena, ha cercato la palla, primo fallo per lui. Tre falli di squadra sia per Matera che per Valmontone. Ancora un fallo in attacco fischiato a Tommaso Grilli su Renato Buono. Ottimo impatto anche del playmaker materano nella partita. Valmontone ora in bonus, palla Del Testa che ribalta usando De Leone, cambio su di lui, Bisconti tocca con il piede, cambio per Valmontone, fa il suo esordio col numero 12 Misolic, Bozzo Misolic al posto di Luca Bisconti, mentre per la Bauer Matera ritorna in campo Sereni al posto di Matteo De Leone, ottima prova da parte del giovane lungo campano. Alle mani Daniele Merletto, esce i blocchi Del Testa, esce e tira, prova da tre, ancora un ferro per lui, ma Renato Buono prende rimbalzo in attacco e serve Enzo Cena. Ancora palla Renato Buono che attacca uno contro uno, assist per Sereni, fallo e canestro per il capitano. Fallo del numero 12 Misolic. Ancora un cambio nelle file di Valmontone, esce Pierangeli e ritorna in campo col numero 4 Livelli Umberto. Tiro libero realizzato da Sereni che porta la Bauer Matera sul meno 4 a 2 minuti e 20 dalla fine del secondo quarto. Doppia uscita per Grilli, piccherò con Misolic, attacca Grilli, buona difesa di Sereni, ancora palla nelle mani di Grilli che esce e tira da 3 con l'aiuto del tabellone, realizza da 3 punti. Renato Buono, la Merletto, sì, ribaltamento per Del Testa, esce Cena del blocco di Sereni, resta il tiro da tre ma non riesce a fare canestro. Palla nelle mani di Sabatino, si gioca per Grilli, piccherò centrale con Misolic, ancora attacca Grilli e arriva fino in fondo segnando i 2 punti. Time out chiamato dalla Bauer Matera a 1.35 dalla fine del secondo quarto. Ingresso in campo per il numero 10 di Valmontone, Ugolini, al posto del numero 18 Sabatino, e ritorna in campo con una zone press da parte di Valmontone, una 2-2-1 superata senza problemi per Matera. Grilli con i suoi 5 punti consecutivi ha riportato Valmontone a più 9,
Quindi ora attacca la Bauer, del testa, tiro, Cena prende rimbalzo in attacco ma non riesce a concludere. Buona difesa da parte dei lunghi Ruju e Misolic. Palla nelle mani di Ugolini, consegnato Gogrilli, e poi pick and roll con Misolic. Fallo fischiato alla Bauer Matera al numero 17, Enzo Cena, secondo fallo per lui. Ancora rimessa in attacco perché la Bauer non è ancora in bonus, raggiunto ora con questo fallo di Enzo Cena. Rimessa da fondo e vediamo zona 2-3 da parte della Bauer Matera. Palla nelle mani di Grilli contro Merletto. Passa a Ruju che attacca fino in fondo, non riesce a trovare il fondo della retina. Rimbalzo da parte di Sereni che apre per Merletto. Chiama il gioco Daniele Merletto. Attacca, trova Sereni, ancora un tiro dalla media e ancora un errore per lui. E Merletto riesce a recuperare la palla dalle mani di Ugolini. Possesso importante questo per Enzo Cena, post basso, si appoggia al tabellone. Gran uno contro uno, spalle a canestro per Enzo Cena. Ultimo possesso per Grilli. Dieci secondi alla fine del secondo quarto, 7, 6, piccherò Cogolini, Grilli contro Merletto, 3 secondi, si gira, fadeaway, tiro, tabellone. Finisce il secondo quarto, si va negli spogliatoi sul punteggio di 26-33 per Valmontone. Riparte il terzo quarto col possesso di Valmontone. La Bauer riparte con lo stesso quintetto, mentre c'è un cambio nelle parti di Valmontone. Sante De Cesaris mette Scoda Volpe a posto di Livelli. Primo possesso per Valmontone nelle mani di Nunzio Sabatino. Palla per Grilli che gioca pick and roll, ma subito Enzo Cena si butta e recupera la palla. La freccia indica possesso palla a Bauer Matera. Intanto ricordiamo che il prossimo turno si gioca infrasettimanale e vedrà opporsi la Bauer Matera nel difficile campo della Virtus Arechi Salerno giovedì, mentre il Valmontone è impegnata in casa contro Palestrina allenata da Ciccio Ponticelli. Primo possesso del terzo quarto, primo attacco per la Bauer Matera, palla sempre nelle mani di Merletto, del testa per Dataway. Palla dentro per la testa, post basso per lui contro Scoda Volpe, trova Merletto che riapre per Cena, uno contro uno su Pichi, buona virata per Cena e canestro. Meno 5 Bauer Matera. Sabatino per Pichi, ribaltamento per Scoda Volpe e pick and roll ancora centrale, Scoda Volpe Bisconti. Arresto e tiro di Dario Scoda Volpe, errore, rimbalzo di Sereni. Spinge, palla nell'angolo, extra pesticena per Dotoway, canestro a tre punti. Palla nelle mani di Sabatino, presta Daniele Merletto, battuto Daniele Merletto, palla da fuori per Bisconti, tiro da tre, errore, riparte Matera, è 5-0 di parziale. Ancora Merletto per Dotoway, attacca uno contro uno, trova Sereni che riapre per Del Testa, pick and roll 3-2 e ancora Del Testa che trova un canestro da sotto e pareggio. Bauer Matera riporta in parità sta parità, 7-0 di parziale nel terzo quarto. Doppia uscita per Sabatino, palla per Sabatino, palla nelle mani di Bisconti. Scoda Volpe attacca uno contro uno con Dataway, palla per Pichi che batte Cena, va fino in fondo, fallo e canestro. Fallo del numero 10 Daniel Dataway. Secondo fallo per l'atleta del 99 della Bauer Matera.
primi tiri liberi per la partita per Valmontone, il lunettato Masopichi, errore per lui, rimbalzo per Datoe, palla nelle mani di Merletto che spinge la transizione, palla per Cena, uno contro uno subito, e fallo subito da parte di Enzo Cena, fallo commesso dal numero 3 di Valmontone, Tommaso Pichi, terzo fallo per lui. Uscita dai blocchi di Merletto, la rimessa e ancora per Del Testa, blocca per Merletto, palla nelle mani di Sereni, finta di consegnato con Merletto e attacca Bisconti ma non trova la retina, rimbalzo in attacco per Datoway, 5 secondi, tiro di Del Testa, errore, fischio da parte dell'arbitro, fallo a rimbalzo in attacco del numero 10 Daniel Datoway, terzo fallo per lui. Palla nelle mani di Dario Scodavolpe, chiama il gioco 2, doppio picker alto con Pichi e Bisconti, consegnato, palla nelle mani di Bisconti, e ancora pick and roll tra Scodavolpe e Bisconti, coinvolto il terzo giocatore Sabatino che attacca Merletto ma non riesce a trovare il fondo della retina, buona difesa di Daniele Merletto, e ora transizione per la Bauer, palla in post basso per Enzo Cena che a palla sfugge dalle mani, palla persa. Rimessa per Valmontone, cambio per le file della Bauer Matera, esce dato lui, tre falli e rientra Renato Buono che aveva giocato i primi due quarti molto bene. Parte Valmontone, palle alle mani di Grilli, ancora schema 2, allontanamento per Pichi, arresto e tiro da 3 di Grilli che segna, più 5 per Valmontone. Fino ad ora 14 punti per Daniele Grilli, top scorer dell'incontro. Jack Sereni entra ma ancora un errore da parte del capitano dell'Olimpia Matera, sfortunato quest'oggi. Riparte Scodavolpe, palla per Pichi, ancora palla dentro per Bisconti, uno contro uno contro Sereni, post basso, movimento di Bisconti, gancio con la mano sinistra e realizza, e sono 12 punti per lui. Consegnato Sereni, testa, doppia uscita per Merletto e per Renato Buono, palla nelle mani di quest'ultimo che attacca, trova Merletto lato opposto, tiro da 3 di Daniele, canestro! Meno 4, 40-36 per Valmontone a 5 minuti e 55 secondi alla fine del terzo quarto. Valmontone va ancora con Piccherol centrale con Grilli e Bisconti, grande aiuto di Renato Buono che però non riesce a tenere la palla in campo e palla fuori. Applausi del pubblico per lui. Esce Sereni ed entra De Leone. Rimessa per Scodavolpe che trova Sabatino. Palla toccata da Merletto, recuperata dal Testa. Riparte la Bauer Matera con Daniele Merletto. Ribaltamento per Cena che gioca subito uno contro uno. Finta, non trova la via del canestro. E allora riparte con Del Testa, pick and roll con De Leone, arresto e tiro per Maurizio Del Testa, non c'è canestro, c'è il fallo, andrà in lunetta Maurizio Del Testa, fallo del numero 18 Nunzio Sabatino, secondo fallo per lui. Primo viaggio in lunetta per Del Testa. La palla gira e poi entra, meno 3. Due su due per lui, sono 7 punti nella partita per Maurizio Del Testa. Ancora Sabatini col gioco 2, palla nelle mani di Bisconti,
consegnato con Pichi, ancora Grilli, esce libero dal blocco di Bisconti e ancora un canestro per lui e sono 17 punti. Merletto, resto tiro da 3, primo ferro ma va a rimbalzo, ancora 14 secondi per la Bauer Matera, ancora nelle mani del playmaker materano che gioca un pick and roll con De Leone e poi uno contro uno con Skoda Volpe, si appoggia al tabellone ma non riesce a trovare la retina, riparte Valmontone con Skoda Volpe, palleggio al resto e tiro dalla lunetta, errore per lui, rimbalzo di Cena. Transizione, picchero centrale Merletto De Leone, gran palla di Daniele Merletto che trova De Leone, va a concludere in terzo tempo il meno 3 della Bauer Matera. Palla per Pichi che trova ancora dentro Bisconti, fallo fischiato a Matteo Del Testa, secondo fallo per lui, terzo fallo di squadra per la Bauer Matera. Bisconti consegnato con Grilli che attacca il ferro, finta, palla dentro per Bisconti, buon pick and roll giocato dei due che hanno sfruttato il cambio fatto dalla difesa della Bauer Matera, ma subito la Bauer riparte con Del Testa, si appoggia al ferro ma non trova il possesso e palla in attacco per la Bauer Matera al rimbalzo, vediamo l'arbitro che richiama a sé Luca Bisconti che per un contatto ha avuto con Del Testa, chiede scusa a Bisconti, quattordici secondi per la Bauer Matera, la rimessa la fa Renato Buono, usa i blocchi Del Testa, uno contro Pichino, utilizza Buono, va palla a Cena in angolo contro Bisconti, 6 secondi per concludere, palla dentro per De Leone ma fallo fischiato dall'arbitro di Skoda Volpe. Terzo fallo anche per Skoda Volpe e ancora rimessa in attacco per la Bauer Matera. Palla alle mani di Del Testa che riceve e tira direttamente, primo ferro per lui, rimbalzo di Bisconti, apertura nelle mani di Nunzio Sabatino. Ha difficoltà a trovare i compagni, trova Bisconti nel pitturato, uno contro uno con De Leone e ancora canestro per Bisconti che segna il 14° punto per lui e il 47° per Valmontone. Più 7 Valmontone a 3:20 dalla fine del terzo quarto. Palla per Cena, Renato Buono contro Grilli, pick and roll, finta di giocare il pick and roll, grande movimento di Renato Buono, subisce il fallo del numero 3 Tommaso Pichi. Quarto fallo per lui e subito un cambio, entra il numero 8 Eric Ruiu, classe 96, ed esce Tommaso Pichi. In lunetta per l'Olimpia Matera Renato Buono. Realizza il primo e porta a meno 6 la sua squadra. Due su due per lui. 42 Matera, 47 Valmontone. Sabatino, marcato da Daniele Merletto.
Palla nelle mani di Bisconti, pressato dal monto da De Leone. Cena pressa Aruyu, non riesce a recuperare la palla, ancora palla dentro per Bisconti, ancora uno contro uno con De Leone che salta sulla finta di Luca Bisconti e realizza ancora i due punti. Gran partita di Luca Bisconti, l'esperienza sta dominando il pitturato. Renato Buono attacca uno contro uno, usa un arresto, riapre per Del Testa che attacca e trova De Leone, si appoggia, due punti per lui, ancora meno 5. De Leone risponde a Bisconti. Valmontone attacca Aruyu, resto riapre ma sbagliando, Del Testa contropiede per Matera, due punti facilissimi per Del Testa. Timeout chiamate da Sente De Cesaris col punteggio di 46-49 Valmontone. Ripartiamo con le palle nelle mani di Nunzio Sabatini. Palla dentro per Daniele Grilli, uno contro uno contro Renato Buono, si appoggia ma non trova la retina. Rimbalzo di Leone. Transizione per la Bauer Matera. Renato Buono attacca a Skoda Volpe, gravato tre falli. Apre per De Leone che sbaglia dalla media. Parte Valmontone che abbassa il ritmo, Sabatino gioca un pick and roll control con Luca Bisconti, riapre per Eric Ruyu, consegnato per Grilli, finta di consegnato, palla dentro, fallo e canestro per Grilli, fallo di Del Testa e ancora loro due, Grilli e Bisconti che segnano per Valmontone. Primo fallo della partita per Del Testa. Tiro libero aggiuntivo per Grilli, canestro realizzato e porta la sua squadra sul più 6. Cena serve Del Testa, passa la palla a Merletto, pick and roll con De Leone, pick and roll centrale, blocco e riblocco e ancora palla dentro per Del Testa che fa canestro, grande prova di Matteo De Leone. Sabatino prestato da Merletto, ancora dentro per Bisconti, non riesce a realizzare, errore di Bisconti ma rimbalzo offensivo di Valmontone, ancora dentro per Bisconti, raddoppiato da Merletto che ritorna su Sabatino, post basso Sabatino contro Merletto, hooking fischiato a Nunzio Sabatino. Esce Sabatino ed entra Ugolini. ...38 secondi... alla fine del terzo periodo.
Renato Buono, passa la palla nelle mani di Daniele Merletto che chiama il gioco, doppio blocco per Renato Buono che esce dai blocchi, ancora uno stagger per Del Testa, esce dal blocco Del Testa in allontanamento, palla per lui, attacca l'area, trova un passaggio difficile per De Leone ma c'è una deviazione di Bisconti. 8 secondi al termine dell'azione. Ancora palla in mano Del Testa che esce e tira da 3, canestro, e porta a meno 1 la sua squadra. Ultima azione nelle mani di Valmontone, palla nelle mani di Scodavolpe, fallo di Del Testa, va fallo 8, 2 tiri liberi, fallo speso male da Del Testa, pensava di non essere in bonus, invece regala 2 tiri liberi a Dario Scodavolpe. Per Valmontone esce Ugolini e rientra a Livelli. Due tiri liberi per Scodavolpe a 5 secondi dalla fine del terzo quarto. Primo realizzato, porta più 2 Valmontone. Secondo sbagliato, rimbalzo Renato Buono che spinge, arriva a tirare in allontanamento ma prende il tabellone. Finisce il terzo periodo, meno 2 per la Bauer Matera che recupera 5 punti di scarto rispetto al secondo quarto. Ultimi 10 minuti della sfida fra Olimpia Matera e Virtus Valmontone. Si riparte col punteggio di 51 per Matera, 53 Valmontone. Palla nelle mani di Sabatino, palla nelle mani di Grilli, esce Bisconti in punta, consegnato con Scodavolpe, buona difesa di Buono e De Leone, palla nelle mani di Ruiu che attacca a Cena, serve ancora Grilli che tira allo scadere, errore, rimbalzo di Merletto che riparte, ribalta per Renato Buono che attacca il ferro, trova De Leone sotto canestro che va a sbattere contro le braccia di Ruiu ma recupera la palla e tira dalla media portando pareggio 53 pari. Scodavolpe piccherò con Bisconti, utilizza Ruiu come triangolo, Ruiu attacca ma nel frattempo fallo di De Leone su Bisconti nel centro area. Terzo fallo per De Leone. Messa a fondo per Valmontone, palla nelle mani di Bisconti contro Renato Buono, palla nelle mani di Grilli, mismatch per la Bauer, Bisconti con Renato Buono, Merletto si stacca da Sabatino che sbaglia da 3, palla per andare in vantaggio per la Bauer Matera nelle mani di Merletto che attacca il pick and roll, va fino in fondo e trova il vantaggio sul 55-53. Ancora palla nelle mani di Grilli, cross di lui, Renato Buono passa dietro il blocco, blocco e riblocco con Bisconti, Grilli si butta dentro, subisce il fallo da parte di Renato Buono. Due tiri liberi per Daniele Grilli e terzo fallo per il playmaker materano classe 94. Tiro libero realizzato da Grilli. Per lui sono 21 punti, top scorer, trova il suo 22° punto e la parità.
esce proprio lui ed entra Pierangeli. Merletto per Renato Buono, consegnato con del testa e pick and roll con Cena. C'è stato un cambio, Cena va in angolo, trova Bisconti su di lui, ancora palla dentro per De Leone, fallo fischiato al numero 17 Scodavolpe, quarto fallo per lui. E cambio, esce proprio l'autore del quarto fallo ed entra Livelli. Palla in mani di Renato Buono che trova De Leone che apre per Merletto, pick and roll 3-2, blocco e riblocco, ancora Merletto contro Sabatino, prende spazio e tira da 3 e trova il ferro, rimbalzo di Pierangeli, palla toccata da Del Testa e palla nelle mani di Valmontone. C'è un cambio per la Bover Matera, esce Renato Buono ed entra Pasquale Battaglia. Doppia uscita per Livelli, ancora fallo di Enzo Cena su Eric Ruiu, terzo fallo per lui e terzo fallo di squadra per la Bauer Matera. Palla nelle mani di Nunzio Sabatino, 10 secondi per finire l'azione, piccherò con Bisconti, ancora palla dentro su cambio difensivo, Bisconti contro Enzo Cena, realizza e porta più 2 Valmontone e trova il suo 19° e 20° punto Luca Bisconti. Consegnato Battaglia dal testa e piccherò il centrale. Del Testa contro Ruiu, attacca uno contro uno, serve De Leone che si appoggia al vetro, grande prova di Matteo De Leone, sono 12 punti per lui, sempre pronto a prendere gli scarichi dei suoi compagni. Ancora palla dentro per Pierangeli che sfrutta i centimetri contro Del Testa, ancora più 2 Valmontone. Palle mani del Testa che gioca uno contro uno, riapre il campo, pick and roll con De Leone, Sabatino passa dietro, blocco e riblocco, arresto e tiro per Del Testa, tiro libero, canestro. Palle nelle mani di Livelli, fallo in attacco, fischiato al numero 16 Pierangeli. Palla nelle mani di Merletto. Si gioca per Cena, uscita dal blocco, finta, riattacca il ferro, ancora una finta, un passo per lui, tabellone ma non trova la retina, riparte Livelli, ancora Merletto, grande difesa, prova a rubare la palla, non riesce a rubare la palla, fischia l'arbitro, fischia il fallo clamoroso, fallo del numero 12 Daniele Merletto ed è il quarto fallo di squadra a 5 minuti e 44 al termine della partita. Sono dei cambi per Valmontone, rientrano Tommaso Picchi per Eric Ruiu e Daniele Grilli, ma time out chiamato da parte di Agostino Riglio.
dopo il timeout si riparte con la rimessa nella zona d'attacco di Valmontone. Palla nelle mani di Daniele Grilli. Vedete Sabatino, ancora pick and roll centrale tra i due con Bisconti. Cambio difensivo per la Bauer e ancora una palla in alto per Bisconti e ancora un canestro realizzato. La Bauer sta soffrendo il pick and roll centrale tra Sabatino e Bisconti o tra Grilli e Bisconti. Pasquale Battaglia trova De Leone, ancora un consegnato tra i due, un blocco e riblocco e ancora un arresto e tiro per Pasquale Battaglia, ancora la palla sul primo ferro. Più due Valmontone, possesso in mano a 5 dal termine, ancora un pick and roll centrale tra Sabatino e Bisconti. Sabatino stavolta attacca e trova i due punti e ancora un time out chiamato da Agostino Riglio. Si riparte con palle nelle mani di Marletto per gli ultimi 5 minuti. Uscita dai blocchi, perde il testa. Col piccarlo con De Leone, il testa attacca a Bisconti, si appoggia al tabellone. Grande attacco di Del Testa. Porta a meno 2 la Bauer Matera. La partita non riesce a trovare una squadra che prevale sull'altra e sarà così fino alla fine. Sabatino con arresto e tiro, errore di Nunzio Sabatino, rimbalzo di Marletto che apre per Del Testa, ripassa nelle mani di Marletto e ancora pick and roll con De Leone, palla dentro per Del Testa, De Leone, errore di De Leone, gran palla di Marletto e si rimane sul punteggio di 61-63 per la Virtus Valmontone. Palla nelle mani di Grilli e gioca pick and roll con Bisconti, ancora palla dentro Bisconti contro De Leone, usa i suoi centimetri, non trova il canestro grazie alla difesa di De Leone, rimbalzo in attacco, palla di Del Testa, palla nelle mani di Marletto che le rimette nelle mani di Del Testa, trova ancora De Leone ma arriva Grilli alle spalle, riesce a toccare la palla, palla per il Matera. Time out questa volta chiamato da Sante De Cesaris.
Entrambi gli allenatori hanno chiamato due timeout, terzo e quarto quarto, e hanno un solo timeout a disposizione per gli ultimi 3 minuti e 38 secondi. Rimessa in attacco per la Bauer, palla nelle mani di Sereni che la rimette in campo a Merletto. 9 secondi, 8, pick and roll gol del testa, cambio difensivo su Pierangeli, step back di Merletto e canestro da 3 punti di Daniele Merletto, che porta in vantaggio la sua squadra. Grilli gioca ancora un pick and roll con Visconti, sta a giro pick and pop, palla in punta per Visconti, è ancora un consegnato 3-2, attacca ancora Grilli, ha difficoltà con la difesa di Sereni, palla nelle mani di Merletto. Esce in battaglia dei blocchi, ancora del testa dal blocco di Cena, palla nelle mani di Cena contro Pierangeli, uno contro uno, spalle a canestro, riapre per Battaglia che riceve il tiro, primo ferro per lui, palla nelle mani di Sabatino, chiama gioco numero uno, uscita dai blocchi di Pierangeli, doppia uscita, del testa riesce a recuperare la palla, parte in contropiede e va fino in fondo portando più 3 la Bauer Matera. È time out chiamato da Santa De Cesaris. Primo vantaggio di 3 punti per la Bauer Matera in questa partita. Possesso Valmontone col playmaker Sabatino che gioca, fallo parte dell'arbitro, fischiato al numero 14 Giacomo Sereni. Due tiri liberi per Luca Visconti per il bonus. Valmontone invece non è ancora in bonus, a 2 minuti alla fine del termine della partita. Libero realizzato per Visconti, due su due per lui e riporta a meno uno la sua squadra. Sempre un possesso di differenza tra le due squadre. Ci dai blocchi di Battaglia e di Merletto, palla nelle mani del playmaker materano, pick and roll con Sereni, cambio, fallo da parte di Visconti che cerca la palla da Merletto,
Palla nelle mani di Merletto. Ancora Merletto apre il gioco, uno contro uno, ma trova Sereni che gioca contro Biscondi. Tiro dalla media e finalmente canestro per Giacomo Sereni, forse nel momento più importante della partita. Più tre per la Bauer Matera. Consegnato Sabatino Scodavolpe. Palle nelle mani di Grilli. Si cerca Biscondi, ma Battaglia riesce a toccare la palla. Ancora Piccarò. Palla nelle mani di Biscondi che attacca, trova Pichi dal lato debole e ancora meno uno per Valmontone. Battaglia, perde il testa, Piccarò con Cena, cambio difensivo, Pichi su di lui, Cena gioca contro Scodavolpe, spalle a canestro per sfruttare massimo centimetri, arresto di Cena che trova Sereni sul taglio e ancora il capitano, 4 punti consecutivi nel momento più importante della partita. Pichi per Grilli, gioca un pick and roll con Biscondi, palla nelle mani di Biscondi, dai vai Biscondi, Grilli ancora realizza. Timeout chiamato da Agostino Riglio a 40 secondi dal termine col punteggio di 70-69 per la Bauer Matera. Coccio Riglio decide di attaccare dall'attacco, quindi sceglie di avere solo 14 secondi per il suo possesso. Palla nelle mani di Del Testa. Inessa, esce Battaglia, esce Merletto anticipato, riesce a ricevere. Pick and roll con Del Testa per avere il cambio difensivo con Scodavolpe su di lui. Pronto ad attaccare uno contro uno, serve Giacomo Sereni, la palla entra ed esce, fuori, palla per Valmontone, grande attacco per Daniele Merletto. ...24 secondi... possesso Valmontone... vediamo se andrà fino in fondo... differenza di un punto tra le due squadre... palla nelle mani di Biscondi... consegnato con Pichi... palla nelle mani di Grilli... 8 secondi... palla per Pichi... grande difesa della Bauer Matera... palla persa... e possesso Bauer Matera, 2 secondi dalla fine, esplode il pubblico del Palasassi. Vediamo Valmontone a 3 falli di squadra a 2 secondi dalla fine, questo può essere positivo per la Bauer Matera. Riceve Merletto, fallo di Sabatino e ancora rimessa per la Bauer Matera. Un secondo e 9 decimi alla fine della partita. La Bauer Matera vicina alla terza vittoria consecutiva che la porterebbe ancora una volta prima in classifica. Battaglia, perde il testa, fallo
rimbalzo del test di Skoda Volpe a un secondo e tre decimi. Due tiri liberi ora per Maurizio Del Testa. Primo tiro libero realizzato, più due per la Bauer Matera. Vediamo se chiede di... Del Testa chiede se sbagliare o segnare il tiro libero. Vediamo quale sarà la scelta. De Cesaris non ha più time out. Sbaglia, rimbalzo offensivo di Cena. Che finisce la Bauer Matera. Vince la terza partita consecutiva e si porta a 6 punti in classifica. Prossima partita giovedì a Virtus Salerno affronterà Olimpia Matera e ritornerà qui a Palla Sassi domenica prossima contro Catania. Buona serata a tutti.